Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parleremo nello specifico di pensioni di invalidità. C'è un'importante novità in quanto il ministro Stefani ha incontrato le associazioni. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. L'incontro tra il ministro Stefani e le associazioni si è svolto ieri ed erano presenti i rappresentanti della FAND, ovvero la federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, e della FISH, ovvero Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. La Stefani ha spiegato: avviare subito un percorso e un metodo di lavoro per trovare insieme soluzioni concrete e condivise che porterò all'attenzione di tutti i ministri coinvolti. Dunque, il ministro per le disabilità Erika Stefani ha ricevuto ieri i rappresentanti delle due associazioni. C'è stato un confronto a cui hanno partecipato i presidenti delle due federazioni con le rispettive delegazioni. L'obiettivo dell'incontro di oggi, ha spiegato il ministro Stefani, è avviare subito un percorso e un metodo di lavoro per trovare insieme soluzioni concrete e condivise che porterò all'attenzione di tutti i ministeri coinvolti. Proprio per questo, spiega il ministro, già avviato un'interlocuzione con i ministri della salute, dei trasporti, dell'istruzione e del lavoro. Le associazioni che erano presenti a questo incontro hanno sottolineato l'importanza del dialogo con le istituzioni centrali, condividendo insieme al ministro la priorità riguardo l'aggiornamento del piano vaccinale anti-Covid-19, la vita indipendente e l'accessibilità ai servizi pubblici. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.